Ragazzi, buongiorno, bentornati sul canale. Non è cominciata benissimo la giornata, no? Per quanto riguarda il lavoro qui sta andando bene, solo che siamo andati in lavanderia perché dovevamo scaricare della roba, ma la Vodafone Spagna, con tutto ciò che abbiamo un contratto di giga illimitati, poi approfondiremo questo fattore perché stanno truffando milioni di persone. Abbiamo fatto un contratto, questo 3 mesi fa, di giga illimitati, 30 euro, 31,50 euro al mese. E abbiamo scoperto che non sono giga limitati, perché ovviamente nelle 37 pagine del contratto che ci hanno inviato in piccolino, in una pagina, c'è scritto che praticamente il loro algoritmo, se rileva un consumo di giga elevato in poco tempo, decide di tagliare la linea. E così è stato, abbiamo consumato 550 giga in 15 giorni, 16 giorni. Nei primi 2 mesi vedevamo che ci avevamo bloccato, però vabbè, avevamo 2 linee, quindi non ci abbiamo dato importanza. Ma oggi ci hanno bloccato anche la seconda linea. E quindi abbiamo chiamato la Vodafone. La Vodafone dice: no, perché tu lo usi per lavoro, ma non sono cazzi tuoi. Se io pago, se tu vendi un servizio di giga illimitato, io posso anche giocare. Io ho detto: no, signora, io non lavoro, io gioco. Gioco online in 4K, giga li faccio fuori. Vabbè, comunque abbiamo disdetto tutto. Quindi mo dobbiamo fare un'altra scheda, ma c'è. Vabbè. Come potete vedere, i lavori qui vanno avanti, praticamente ora stiamo lavorando sulla parte della cellula, vernice, tantissima roba, si è praticamente cementificata, abbiamo già rimontato il timone, come potete vedere. Questa parte qui è la parte della lamiera zincata, ciapa, in spagnolo si dice ciapa zincata, che andrà sotto per proteggere appunto il legno. E abbiamo fatto dei test con la lamiera, ora ve la faccio vedere. Abbiamo fatto dei test con, ve lo ricordate, il pezzo di legno che abbiamo verniciato con la stessa vernice di Pachino? Beh, l'abbiamo messa sotto l'acqua, l'abbiamo schiacciata, maltrattata, l'abbiamo rovinata e tutto. Eppure guardate, appena appena si è scalfito in superficie. Ma attenzione, qui è soltanto una mano. Noi ne faremo 2 e molto probabilmente anche 3 sui laterali, vedete? Il legno è ancora protetto, eh? E quindi niente, faremo... pittureremo i laterali con questa vernice qua, la banda nera sotto e poi il grigio sopra, poi vedremo. Comunque dai, possiamo cominciare la parte della cellula. Qui, come ho detto a José, io non ci metto becco, di legno non ne capisco praticamente nulla. Poi faremo un'intervista a José, perché José ha un passato, un'esperienza, da spiegare, da esplicare, va bene? Andiamo avanti con i lavori. Buenos días. Vamos a poner en el suelo tablero OSB, que es un tablero muy, muy potente. Aguanta humedad, aguanta intemperie, lo mejor. Lo applichiamo praticamente sotto, sulla base, in modo che fa da isolante, perché lasceremo 2 o 3 centimetri di aire, giusto? Ok, perfetto. Y debajo de eso ponemos aislante de lana de roca. Ok. Bueno para incendios, bueno para l'acqua, sì, lo so. Para humedad y para acústica. E para acustica, perfetto, dai. Ragazzi, quindi capite che il discorso del legno, della madera, molta gente dice: ma la madera marcisce. No, fermati. Dipende che legno usi. Se usi il legno apposta, trattato in un certo modo, allora è tantissima roba. Ve lo dico perché uno dei mobili che faremo internamente, sicuramente li faremo fare a cos'è, userà la paulonia, giusto? Per fare il mueble interno, paulonia. Io ho mirato la paulonia e le caratteristiche, è incredibile. Sì. La paulonia è no muffa, no agua, le termiti, no termiti, una roba incredibile, è proprio un prodotto naturale, viene trattato poi in un determinato modo. Ma ragazzi, è leggerissimo, una roba incredibile. Forse è leggero come l'alluminio, no? Come... Sì, è leggero come madera di balsa. È molto leggero. Sì. Cioè voi un centimetro di madera di paulonia pesa come 2 millimetri di balsa, di legno di balsa. Però è molto resistente, è incredibile. Vedete? Questo qui è paulonia e... antimuffa, antitermiti, una roba incredibile, c'ha delle proprietà impressionanti. Io nella mia ignoranza per primo dicevo, quando ci siamo sentiti mi disse: no, vi faccio il legno, io ero un po' titubante, però dopo più vado a approfondire sul discorso legno e più mi rendo conto che abbiamo molta ignoranza in materia.
Basta pensare, io poi ho fatto un po' di indagini, ancora oggi ci sono aziende leader nel mondo che fanno roulotte camper che fanno tutte quante le intagliature in legno. Trattate ovviamente con le colle moderne, con le tecnologie moderne, però le fanno ancora in legno. Allora ragazzi, vi faccio vedere il lavoro. Abbiamo già fissato le lastre zincate, siliconato tutto intorno così almeno le vibrazioni non rompono i maroni. Abbiamo messo tutti quanti rivetti. Adesso lui sta prendendo tutte quante le misure dei travetti sotto. Praticamente adesso abbiamo questi travetti qui. Qui sopra verrà messa queste tavole di legno che vi abbiamo detto prima, il prodotto che vi abbiamo detto prima. Qui in mezzo poi verrà messa tutta quanta l'isolazione, quindi comunque vada, avremo anche un cuscinetto d'aria tra il pavimento e cioè tra il sotto, tra il telaio del carrello e il pavimento. Comunque tanta roba, veramente veramente tanta roba. Ok, abbiamo preso la misura, queste qui sono i travetti come ho detto prima. Adesso praticamente andiamo a tagliare a 2 metri una trave trasversale, così almeno possiamo già tutti quanti avvitarli e creare già il piano quadrato, così almeno possiamo poi cominciare a lavorarci sopra. Vedete ragazzi, stiamo seguendo ovviamente il disegno con tutte quante le misure. Ora stiamo praticamente calcolando l'angolo, che è di 50 gradi, 51, però non, a noi poco importa, cioè l'angolo non è obbligatorio farlo in un certo modo. Questa è l'inclinazione, vogliamo vedere di quanto viene. Aspetta un momento che guardo il disegno. Esce fuori di 70. Stiamo calcolando l'inclinazione, che possiamo anche variarla, perché giustamente la Moira mi dice se facciamo un'inclinazione troppo accentuata, dopo il gavone resta troppo alto. E ugualmente il letto. Il letto non è un problema, perché io ho misurato, tenendo le mie misure, abbiamo un letto alto a 70-75 cm, quindi è perfetto. Io vorrei tenere il tetto a un'altezza corretta perché potremmo sfruttare il letto come una seduta. Dobbiamo mangiare robe varie. Adesso poi vediamo. Stiamo comunque adesso simulando l'angolo dell'inclinazione posteriore. Ok. Questo deve venire. Prendimi un bastoncino, non c'ho il, ce lo sto riprendendo. 70 centimetri da qui finisce la parete in teoria. Qui. Allora, prendi un attimo questa. Ok, davanti, sbagliato? Sì. Che quello? Ok. Perfetto. Allora, questa viene così. Questa qui viene così. Così va bene. Va bene? Vamos a darle 20 a cada uno, espérate. Questa è una cosa che possiamo farla tranquillamente in corso d'opera per quel discorso lì. Ovviamente nel disegno, io come dico sempre, tu puoi disegnare quello che vuoi, ma poi alla fine quando vai a costruire sul posto ti rendi conto degli enormi difetti. Anche perché, attenzione, adesso un'altra cosa da tener conto è che il pacchino adesso è scarico. Essendo scarico, le sospensioni sono alla massima estensione, scenderà di un 5-6 cm, quindi dobbiamo tenere conto anche di quei 5-6 cm. Adesso se lo andiamo a fare una macchetta. Una macchetta? Da noi si chiama graffetta. Para ver si lo que estamos construyendo lo estamos haciendo bien o no. Antes de ponernos a cortar los palos de verdad. Allora, 70. Ahí. Ok. Ok. Mucho más bajo. Sì, sì, è perfetto. Vale. Va bene? Sì. Va bene, ragazzi? Sì. Ok, questo è l'angolo corretto. 10 grados. Thank you.
Vamos a ir planteando, luego ya lo planteamos. Tú me dices que lo que tengo que hacer, yo lo hago. Mira, mira, mira. Misura perfetta. Allora, adesso abbiamo calcolato l'angolo, ma una cosa assurda, il 160, che io avevo messo qua nel disegno, ve lo faccio vedere. Il 160 combacia perché i pezzi che sono avanzati misurano 160. 160. Tambien. Teniamo 4, come nasce? 1, 2, 3, 4, los verticales. Ok. Vale? Apri la parte. Sì, ok. Vale? Esa es la forma que lo vamos a construir. Ponemos uno en el medio. Aquí está la ventana. Vale. Pues lo que hacemos es ponerlo más abajo. Ok, perfecto. Va bien, va bien. Que es lo que te dicevo yo, te ricordo, que sí, que faceva la X, perfecto. Okay, es que esta forma da una fuerza. Cuando no se mueve, terrible. Terrible. No se mueve. Da una fuerza terrible. Ok, perfecto. Allora, già tutto tagliato, tutto fissato, preso le misure, adesso lo stiamo bloccando perché cominciamo a tornigliare, quindi ad avvitare tutte queste, tac, le mettiamo tutte quante all'interno, di qui abbiamo già preso la misura, da qui partiranno poi dopo 1, 2, 3 e 4, abbiamo calcolato 25 gradi. E siamo a buon punto. Sì, col legno si fa molto più in fretta, ovviamente la saldatura porta via tempo, invece col legno è molto molto più rapido. Comunque mi piace, sto imparando un sacco di cose sul discorso legno. Io mi faccio da parte perché non ci capisco niente. Ora cos'è? Sta tagliando uno scasso all'interno della trave laterale per i parafanghi praticamente. Adesso momentaneamente lui fa lo scasso, così possiamo entrare a filo praticamente con questa trave. Quando poi avrà costruito la struttura, praticamente lui cosa fa? Si appoggerà al parafango, costruisce la struttura in legno. Quando ha finito tutto, allora questa trave qua la taglierà qui e qui, in modo che almeno avremo tutto il telaio che prende la forma del passaruota. Vedete? Tac! Così siamo alla misura perfetta. Quando lui ha finito di fare questo lavoro qui, allora va a tagliare queste parti qua. Perfetto! Few moments later. Allora, visto che la parte... Sì, ragazzi, mi sono fatto la barba, mi sono andato anche a tagliare i capelli. C'è stata una pausa pranzo e quindi ne ho approfittato. Allora, abbiamo già terminato la parte sotto. Stiamo già tagliando i pezzi che creeranno... Vedete? Abbiamo già preso le misure. Misure che combaciano col disegno. Stiamo andando a tagliare... Vedete? Questa parte qua. Adesso stiamo facendo il campione e le misure comunque combaciano con quelle del disegno, e perché praticamente verrà adesso qua sopra, poi entra dentro. Entra dentro, ragazzi, di 40 centimetri. 40 centimetri perché da questa parte ci sarà la porta che è larga 60. Poi ci sarà uno scarto, uno spazio di 5-6 cm e poi ci sarà il piano cottura con il tavolo tutto intero. E quindi abbiamo calcolato che
lo svaso interno arriva circa 10 cm prima della fine del piano cottura, in modo che io non ci picchio con la testa, abbiamo comunque un'inclinazione per i rami, per deviarli, perché sostanzialmente la parte anteriore la creiamo così per deviare rami eventuali quando facciamo fuoristrada e poi anche perché era un minimo di aerodinamica, altrimenti avremmo dovuto finire ad angolo retto con tutti i problemi che ne conseguono. Però adesso facciamo quello. Ovviamente il lato destro e il lato sinistro sono speculari, quindi una volta che abbiamo fatto una parete non facciamo altro che replicarla dall'altra parte. Allora ragazzi, vedete? Abbiamo preso la misura, abbiamo cambiato un po' l'angolo anteriore perché dal disegno l'avevo messo di quasi 2 gradi più inclinato in avanti, però preferisco che sia un po' più aerodinamico perché almeno prende i rami e li porta su. Comunque questa qua sarà indicativamente l'ingresso di sopra. Ora abbiamo tagliato la trave che praticamente va qua e quelle lì che vanno su dritte così. È anche grande. Ti ho messo anche la parete per la porta. Io ci passo. Calcolando che poi ci sarà il discorso poi della guarnizione, così giusto, 1,60 per te. Hai che poi roba per te, va poco, noi l'avevamo fatto intatto. Ok, posso. Allora stiamo qui. Io quello che hai, perché se no va a quedare qui. Questo praticamente viene così. Questo è questo. Ok. Allora ragazzi, guardate che lavoro, guardate che roba, tanta roba, La prima parete è quasi terminata, abbiamo almeno adesso le misure per fare questa qua da questo lato, domani penso che faremo questa, Mariana facciamo questa qua e dopo facciamo questa parte. Mariana facciamo questo e dopo. Ok. Quindi domani mattina praticamente cominciamo con questa parete, la mettiamo sul tetto così almeno rimane tutta quanta unita e poi faremo bene le pareti davanti che sono praticamente già fatte e lo svaso dietro. Però lo svaso dietro abbiamo già preso le misure, quindi. Per oggi ragazzi tantissimo lavoro, sono molto stanco. Sei stanco cos'è? Sei stanco? Ti piace? Sei soddisfatto? Sì, molto contento, molto contento. Molto contento. Guarda, molto bonito. Molto bonito. Siamo di carpinteria sempre. Carpinteria cos'è, un professionista? Professionista. Va bene, dai, io direi che per oggi però abbiamo terminato, Ci vediamo mañana. Il video ragazzi termina qui, come avete visto, è molto rapido con la madera, Molto rapido, col legno è molto veloce. E domani niente, si prosegue, siamo molto contenti. Asciura Moira, sei contenta? Molto. Molto contenta e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!